Allora ragazzi, faccio l'intro adesso, ciao a tutti, riesco a iniziare solamente ora il vlog, che è un video, non è un vlog normale, come vi ho detto, aspettate, vi giro, è il video finalmente, aspettate, ok, è il video dove finalmente scopriremo il sesso del bambino, dico finalmente perché almeno potrò dare un'identità al mio bambino, io ovviamente sono felice in entrambi i casi, oggi è anche una buona occasione per stare tutti insieme e per avere la possibilità di appunto dire a tutti quanti, di far emozionare tutti quanti con la scoperta insomma del sesso, quindi non vedo l'ora, voi verrete con noi. Allora rieccomi ragazzi, ho solo, perché da là mi vedevo tipo strana. Comunque, io sono pronta, questo è l'abito, ve lo faccio vedere casomai meglio, anche se in realtà la luce non è delle migliori. È un rosa cipria, quindi non è proprio un rosa shocking, l'ho preso da Jessica Abbigliamento, sono state carinissime perché io in realtà non riuscivo a trovarlo e loro mi hanno trovato quest'abito che a me piace tantissimo e diciamo che l'ho reso un pochino più rock con un giacchetto di pelle e gli anfibi. Quindi vado di fretta perché adesso dobbiamo andare a prendere la torta e già è tutto allestito al ristorante, quindi io vorrei essere la prima ad arrivare, alle 7:30 c'è l'appuntamento e sono le 7:10, quindi devo andare a prendere assolutamente la torta. Sei emozionato? Quanto? Tanti. Sai che sei tu a scoppiare il palloncino? Ok. Ok ragazzi, noi andiamo. Poi vi parlerò con calma a fine serata, vi dirò tutto quanto adesso. Ah, c'ho anche delle mollettine. Le vedete? Eccole. Ho delle mollettine molto molto, ecco, che non si vedono. Ragazze, io vado perché Patrizio mi sta aspettando e ci sentiamo dopo. Ecco qui la sala. Era bellissima. Fate vedere, mo' bella. No, non quanto è bella! Qui ci sta la serenità, ragazzi, qui accadrà il tutto. Oh, accadrà! Perché? Ecco i primi qui pro qua. Dove stiamo? Al centro, ecco tutti i dettagli. Qui c'è la... Non a caso è più bella del maschietto, ma... Amo! Lontano da sto palloncino, lontano. Le colonne. Qui dopo ci sarà un giochino. Allora, carissimi invitati. I centri tavola. Abbiamo deciso tutto noi. Allora, che facciamo? Oddio, ho messo giù. Oh. Siamo bella tutti. Ti auguriamo. Auguriamo obbligo. Felicità e salute prima di tutto. Noi scherziamo, giochiamo, però. Poi quello che viene è venuto. Maschio. Qua stiamo facendo le foto. Si esce maschio, come è andato all'inizio? Adesso attendiamo di mangiare. La gente intanto entra per andare al mare. Qui abbiamo... Non ha capito che c'è mai niente. È vero. Ma va bene così. Va bene così. Avvicini per favore la bambina. Eh? Avvicini per favore la bambina. Perché il bambino? Sta qui già. Bella situazione. Continua, imperterrita. Oggi finirà. Iniziamo con l'antipasto. Iniziamo già dalla pancia. Ma che cosa vedete? Leva l'acqua, leva l'acqua. Qui ci sono le crocchette sotto e noi l'abbiamo impreziosito con questi pizzicoli. Sozzi che anche a forma di fiocco. Questo è mio marito, c'è anche mio marito. C'è anche mio marito che lo vedete dimagrito sicuramente, ma perché sapete sta là, sta a fare lavoro a casa.
Mo se ne andiamo senza. Bravo! Guarda zio, per bravo. Favore, dovete sapere che lui è sicurissimo che è femmina, una cosa per... Girate un po', fate vedere. Dice un po'. È team femmina che se è massi so peli blu, dice che è sbagliato un giro. Mi sento male. Nemmeno però. Ma dice tu ma il coglione ce l'ho. Se le pizze. No, vabbè, ma capire già c'è così se no non si mangia la pizza ve la faccio mangiare la fredda. Io comincerei dai bambini, così ci togliamo dalle scatole. Sì, è la cosa che mi chiede la mente. Cioè le bambine non si buttano per terra. Non trattiamo male i bambini, per favore, anche se sono tutti. Iniziamo dalle femminucce. Silvia e Dalila, avete dei brillantini davanti a voi, uno rosa e uno celeste. Guarda amore davanti. Sì. Sì. Adesso, Dalila. Dai, io solo quello rosa. Dalila. Dai, io solo quello rosa. Senti, Dalila. Dice... Qui dentro c'è un bambino, ma non si sa se è maschio o femmina. Facciamo un gioco, vediamo quanti di voi stasera indovinano se è maschio o femmina. Quindi qui la mia amica Nicole, un applauso per favore che ci si è impegnata tanto. Ha preparato questa lavagnetta. Quindi chiedo gentilmente di alzarvi. Dalila, alzati amore. Con il brillantino che hai scelto, quindi rosa femmina, celeste maschio. Lo metti sul sotto il colore appartenente alla troppo complicato. A te che c'è il bicchiere dietro, ci hai messo il bicchiere dietro. Sì. Mettiamo qui. Andiamo un po'. Ha detto qui arriva la prima femmina. Partiamo dal più piccolo, il fratellino del bambino. Allora, siamo un attimino fuori e niente, ho cercato di fare il gioco del diamantino, però c'è stato modo, perché lo volevo fare dopo l'antipasto prima della pizza, ma mentre lo facevo sono venute praticamente le pizze. Come avete visto, i bambini hanno votato tutti femmina, quindi secondo loro è femmina. Io intanto sto qui, abbiamo mangiato la pizza, io intanto sto fremendo. Soffreme proprio, perché no, non lo voglio tipo sapere, non voglio più sapere. No. Mi sto andando arterista. Io faccio l'anticonformista, così spiccio. Mo andiamo tutti via. Poi c'ho l'ansia perché sto sempre a guardare il palloncino, perché ogni tanto scoppia un palloncino con i bambini e io guardo quello grosso. E quindi niente, adesso faremo il gioco. E qui intanto c'è pure Patrizio. Ciao Roma! Hai concerti, vanno così. Sta fumando merda. E niente. Sì. Quindi questo è quanto, ragazze. Voi intanto, prima di fare il gioco, cioè prima che vediate se è maschio o femmina, stoppate il video e scrivetemi qua sotto che cos'è secondo voi. Quindi così facciamo anche un gioco, diciamo, ampio. Interattivo. Esatto. Sì, vediamo. Maschio. Sì, è maschio. Voglio la sorpresa, lei ha messo maschio perché vuole la sorpresa. Cilia, come fai? Mamma non lo so. Che cosa è quello, capito? Perché dice che spero. Vediamo un po'. Mamma pensa che è un Cinque.
topi, pesci femmine, ragazzina, mi dovete prendere un timbro. Adrian? Manca Patrizio! Manchi solo tu. Vediamo il papà. A me mi piace Lucia.
eccoci qua, è l'una di notte, io sono stanchissima che non vi dico, già mi sono messa in pigiama, adesso mi strucco e vado a letto. Volevo concludere questo video che non so assolutamente come sia venuto, perché non ho registrato quasi niente, io ho registrato la maggior parte del tempo Nicole, e che dire, è stata una serata pazzesca. Devo dire che è stata una bellissima idea fare questa festa, perché insomma rimarrà comunque un bel ricordo, e saperlo l'avrei fatto anche di Dorian, però all'epoca non conoscevo queste cose, quindi insomma non sapevo si facessero queste feste, e non vedo l'ora di montare il video in modo tale che riesco a vedere anch'io tutto quello che è successo e rivivere l'emozione di nuovo. Come avete visto, è maschio. Ebbene sì, ragazze, la maggior parte delle persone pensava fosse femmina e io no. Vi dico la verità, che ho sempre saputo che era maschio, ma non l'ho mai voluto dire, cioè in realtà ho avuto la sensazione di aspettare un maschio dopo la morfologica, diciamo, dopo aver visto più o meno come è fatto questo bambino. Non so, ho pensato che fosse maschio, infatti è maschio. E allora, ragazzi, invece per la femminuccia aspetteremo, perché comunque dai, io ho 24 anni, voglio dire, farò in tempo a fare anche un terzo figlio, chissà, magari può darsi anche che mi verrà il terzo maschio, perché non si sa mai. Però insomma, se poi in futuro ho proprio questo desiderio, in realtà adesso non ci penso minimamente, ovviamente, perché voglio godermi questa gravidanza, godermi il bambino fino a che cresce almeno all'età di Dorian, e poi si vedrà, se avremo la pazienza, avremo la voglia, magari un pensierino ce lo possiamo anche fare, magari ci scappa la femminuccia, o come ci scappa un altro maschietto, io dico, noi comunque siamo felicissimi. Quindi niente, io e mio figlio, il mio secondo figlio, ebbene sì, ve lo posso dire, il mio secondo figlio, vi mandiamo la buonanotte, e io vado dai miei maschiacci sul lettone, che stanno tutti quanti sul lettone, e io vi mando un bacio.